Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Crimine Italiano, seconda volta che lo registro, grazie ai cani. Allora, oggi parleremo come nella prossima puntata di una ragazza che, di 15 anni, che viene rapita, ovviamente caso irrisolto come il prossimo che vedremo la prossima settimana. Questa ragazza si chiama Mirella Gregori ed è nata a Roma il 7 ottobre 1967, è la figlia più piccola dei titolari di un bar a Roma in via Volturno e viveva con i suoi genitori in via Nomentana, spero di averla detto giusto. Tutti la descrivono come una ragazza normalissima che andava a scuola, anche con ottimi risultati, all'istituto tecnico della capitale. Il giorno in cui scomparì lei era andata normalmente a scuola, era tornata a casa verso le 14 dopo essere stata un po' nel bar sotto casa con la propria amica, e che poi dichiarerà che loro avevano fatto solo quattro chiacchiere, parlato di più del meno, e non sapeva nient'altro, anche se poi verrà accusata di falsa testimonianza. Ciao a tutti, sono la Sara del futuro che stava montando il video, anzi cercando le immagini per montare il video, e ho trovato delle informazioni in più che non so perché prima non ho trovato in 300 siti, e cercando le immagini l'ho trovata. Infatti ho trovato un'altra testimonianza dell'amica, almeno la testimonianza originale, che oltre a dire che avevano fatto quattro chiacchiere, lei aveva detto anche che Mirella sarebbe andata il giorno in cui è sparita non a trovare un amico, come ha detto i genitori, ma andava con degli amici a suonare la chitarra a Villa Tornello, mi sembra. Comunque qua ci sarà l'immagine. Lei tornò poi a casa e poco dopo fu al citofono, la chiamarono un amico che in alcune parti viene chiamato Sandro, in altre Alessandro, che gli chiese di uscire, però tecnicamente lei gli rispose che se non gli diceva chi era, lei non sarebbe scesa. Scusate, i miei cani fanno casino. Quindi, sto dicendo, gli disse che non sarebbe scesa se non sapeva chi era, e alla fine sembra che lei prese tempo e disse di incontrarsi attorno alle 15, ora poi effettivamente uscì dicendo alla madre che sarebbe andata a incontrare un suo vecchio compagno di scuola al monumento al bersagliere di Porta Pia, ovviamente di Roma. Questo ragazzo poi fu interrogato, che però lui disse che non solo quel giorno non aveva incontrato Mirella, ma che era da tutt'altra parte. E da quel momento non si ebbe più nessuna notizia sulla ragazza, o almeno notizia che poi porta a trovare lei o almeno il suo corpo. La madre riferì che la figlia, poco prima di sparire, si era vantata di avere abbastanza denaro o comunque di sapere un modo per trovare denaro necessario per acquistare un appartamento che i genitori non si potevano permettere. Tuttavia, questa uscita fu tranquillamente ignorata e liquidata come semplicemente una spacconeria adolescenziale. La madre, in più, due anni dopo, il 15 dicembre 1985, alla visita del Papa alla parrocchia romana di San Giuseppe, riconobbe un uomo della vigilanza, quindi della scorta del Papa, come Bonarelli, un vicino di casa, per non dire abitava in un palazzo vicino, che molto spesso si intratteneva con la figlia e la sua amica al bar sotto casa. Nell'ottobre 1993 furono messi a confronto, ma la donna, per quanto confermò le proprie dichiarazioni, disse di non riconoscere l'uomo, e che comunque non era tanto sicura, però poco prima, qualche settimana prima, in un'intervista di Il Tempo, era stata chiara che era sicura dell'identità dell'uomo. Questo però si notò anche che durante l'incontro lei era molto molto spaventata e probabilmente si pensò a una minaccia, anche se non si ebbe a nessuna prova concreta. Secondo quanto poi fu riportato su un documento del il 31 ottobre 1983 fu pubblicato un inedito di un giornalista tale Tommaso Nelli che prima aveva pubblicato su Cronaca e Dossier.it, per quanto diceva che la figlia dei gestori del bar sotto la casa abitata all'epoca dai Gregori, che era amica di Mirella,
sapeva qual era l'identità dell'uomo che aveva convinto Mirella a seguirlo. E nonostante questo, e per quanto i magistrati, diciamo, l'abbiano avuto in mano per un anno questo articolo, decisero di non approfondire l'argomento e quindi non controllare bene le informazioni in questo atto. Cosa che, come abbiamo visto in due video precedenti e probabilmente vedremo anche nel prossimo, tipico delle indagini di allora come dell'epoca, magari indizi sostanziali ma non fare niente per svilupparli. Critica piccolina, mi ricorderò quando rubato a casa dei miei nonni che non sapevano manco contare le impronte. Ho capito io quanti erano dalle impronte, non loro, però erano due persone, c'erano tre impronte in casa. Come fanno a farlo? Non lo so. E quindi per capire quanto sono intelligenti i poliziotti, ora mi becco una denuncia. Andando avanti, furono fatte diverse indagini. Lui, ciao, sempre stata dal futuro. Altra notazione che ho trovato. E che in realtà non so quale pezzo sarà prima, magari quindi questo è il primo pezzo e l'altro il secondo. Vabbè, in ogni caso, ho scoperto cercando appunto le immagini che il giorno in cui è sparita, anzi il giorno prima, era stato aperto e inaugurato il bar della sua famiglia. E in quell'occasione due uomini avevano tentato più volte di fotografarla. E la madre alla fine era stata costretta a mandarli fuori e alla fine sono gli stessi che il giugno successivo verranno riconosciuti attraverso l'identikit come i due uomini in macchina che seguirono l'Orlandi e che arrivano a toccare i bracci dicendo sì, è questa, e quindi questo porta a supporre ancora maggiormente che sia come il rapimento di Orlandi che vedremo la settimana prossima, anche quello di Mirella Gregori è stato programmato e quindi lei non è stata una vittima casuale, ma scelta positivamente e seguita prima per tutti gli spostamenti. E come qu quasi tutte le persone scomparse, fu anche fatte varie puntate a chi l'ha visto su di lei, o almeno che citavano anche lei. Il primo fra questi è l'11 luglio 2005, a cui alla redazione arrivò una chiamata anonima di una persona che diceva di poter risolvere il caso di Emanuela Orlandi, che era la ragazza che vediamo la prossima settimana, che ci sono molte più informazioni perché è una ragazza vaticana, che però per sapere per risolvere il suo caso e collegatamente anche quelli di Mirella dovevano scoprire e andare a vedere chi era sepolto nella Basilica di Santa Apollinare e controllare, cito tali parole, del favore che Renatino fece al cardinal Poletti. Si scoprì infatti che questo illustre defunto non era nient'altro che un boss della Manda della Magliana, che appunto c'entrava molto col rapimento di Emanuela Orlandi, anche se non e tecnicamente anche di quello di Mirella, che era nient'altro di meno di Enrico De Pedis. Il 20 febbraio 2006 un pentito della banda, tale Antonio Mancini, sostenne in un'intervista fatta al giornalista Fiore De Rienzo, sempre di chi l'ha visto, di aver riconosciuto nella voce di Mario, fu dato questo nome a questo anonimo, la voce di un sicario, tale Ruffetto, che era al servizio dei De Pedis. Le indagini furono condotte dalla Procura della Repubblica, ovviamente, ma non si arrivò a niente, non si confermò quello che era stato dichiarato da Mancini. Il 30 giugno 2008 il programma trasmise la versione integrale di questa chiamata, che fino ad allora era rimasto un inedito. E dopo le rivelazioni appunto su questa tomba di De Pedis e quindi del cardinal Poletti, in realtà la voce aggiungeva un'altra cosa, e chiedete al barista di via Montebello, che pure la figlia stava con lei, con l'altra Emanuela. Emanuela ovviamente è un modo di dire, sarebbe Mirella, però la chiama l'altra Emanuela nel senso che è un'altra ragazza rapita dallo stesso gruppo, perché appunto l'altra figlia stava con sua figlia stava con lei, erano state rapite insieme. Poi vediamo che dietro ci sono 3.000 stati, non solo enti, ma proprio stati ci sono. E il bar di cui parlava si rivelò di una famiglia che io sono iniziali SDV, che era un'amica di Mirella e che probabilmente lei era la stessa, probabilmente, non si sa, che era quella stata accusata di falsa testimonianza e reticenza. La redazione in più a luglio ricevette delle minacce da un altro anonimo definito Biondino. Per
Però vediamo un po' di più, davvero poco, su Emanuele Orlandi, che poi approfondiremo appunto la prossima settimana. Allora, Emanuele Orlandi aveva 15 anni, era figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e per questo ebbe molta più importanza, essendo vaticana, e il rapimento venne a Roma il 22 giugno 1983. All'inizio sembrò un allontanamento volontario da casa da parte di un adolescente, ma poi divenne uno dei casi più oscuri di italiani e vaticani, perché infatti era coinvolse lo Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l'Istituto per le Opere di Religione, la Banda della Magliana, che abbiamo citato prima, il Banco Ambrosiano e i servizi segreti di diversi paesi, che vedremo c'entrano anche con il rapimento di Mirella. E però non fu mai definita la reale natura dell'evento, come per Mirella. Anche se su Mirella non si pensò mai che scappò di casa, si pensò subito che fu rapita. Devono litigare per una scarpa, che ognuno ne ha una a testa. Ma va bene. Ci fu un'altra testimonianza direttamente il primo anno, se abbaia ti ammazzo, che ho dovuto già rifare i video per colpa di sto essere. Il testimone, diciamo, fu Mehmet Ali Akkas, spero di averlo detto giusto, che disse che la scomparsa delle due ragazze era collegata. E insieme con quella del giornalista sovietico Oleg Gibitov, che era stato rapito il 9 settembre dello stesso anno, e in più dal Festival del Cinema di Venezia, e quindi sarebbe tutto strettamente legato. In diversi comunicati fatti fra 1983 e 1984, l'organizzazione di estrema destra turca dei Lupi Grigi, ciao, io sono Wolfgang, lui Lupi Grigi, vabbè, andiamo avanti, dichiarò di custodire entrambe le ragazze. E che in realtà però cioè in realtà la vicenda sembra molto più complessa, sembra. Poi magari è stato un rapimento qualsiasi, ma con tutto questo gomitolo, chiamiamolo, di cose, è una faccenda molto complicata. E infatti poi un ex ufficiale della Stasi, che è il servizio segreto della Germania dell'Est, tale Gunther Bonsack, dichiarò a un giornalista del quotidiano La Repubblica che in realtà sarebbero stati i servizi segreti della Germania dell'Est, di cui lui faceva parte, insieme a quelli bulgari e ai sovietici del KGB, a servizi di questo caso Orlandi e poi di quello Gregori a cui era collegato, confezionando dei falsi comunicati, falsi testimonianze provenendo da sigle diverse, quindi da diversi punti, tra cui appunto il fronte Turkish, quindi collegabile ai Lupi Grigi, bellissimo come si lamenta sto cane. E questo è stato fatto per deviare delle indagini paralleli sulla pista bulgara per l'attentato di Giovanni Paolo a Giovanni Paolo II. E quindi praticamente hanno complicato tutto, impedendo di trovare due ragazze solamente per salvare, no, non posso dire, per salvare delle buone persone bulgare, sempre che sia vero, non si sa. Fra il 2010 e il 2012 avvennero altre cose collegate a quello prima. Non so se vi ricordate la telefonata anonima che aveva detto di indagare nella tomba di Sant'Apollinare, dell'uomo che in realtà è De Pedis, non un buon uomo, eccetera. Ecco, il permesso arrivò solo nel 2010, 5 anni dopo, e in più fu disposto anche il prelievo del DNA del fratello di De Pedis, dei familiari di Emanuela e su Antonietta Gregori, che è la sorella di Mirella, unica persona ancora in vita. Il permesso di aprire la tomba, e quindi il giorno in cui si aprì la tomba, arrivò solo il 14 maggio 2012, quindi altri 2 anni dopo. Ci vollero 7 anni per aprire una cavolo di tomba di un essere, non posso dire, ma di un criminale. No, posso dire criminale, non lo so, dato che ormai non si può dire più niente. All'interno fu trovata solo la salma del defunto, che poi fu cremata per eseguire il desiderio dei familiari. Poi si scavò più approfonditamente, ma si scoprirono solo varie nicchie di resti risalenti all'epoca napoleonica. Non vennero però mai trovate tracce del DNA né di Emanuela né di Mirella. 4 giorni dopo, il 18 maggio, fu indagato anche Don Pietro Vergari per concorso in sequestro di persona. In realtà, appunto, non furono mai trovati elementi concreti che potessero quindi avvalorare il legame tra la sparizione di Mirella e Emanuela, ma non è manco mai stato appurato che o fossero divise, oppure che il rapimento di Orlandi fosse fatto da, cioè sarebbe stata archiviata, non archiviata,
controllata da terze persone o che fosse legata al terrorismo. Quindi in realtà tutte le teorie, sia su Mirella che su Emanuela, furono teorie per l'appunto, solo semplici teorie senza nessuna prova sostanziale dietro. Le due ragazze infatti sì erano coetanee, ma non si conoscevano, non avevano nessuna frequentazione in comune e quindi il caso rimase aperto e irrisolto per entrambi i casi. Si è sentito un rumore perché il mio cane è imparato ad aprirsi la porta della cucina, però io gliel'ho chiusa a chiave, quindi è triste. 2015. Cosa succede nel 2015? Siamo a 6 anni distanti da noi, arriveremo anche al 2021. E questo è il caso più lungo che abbiamo fatto, cioè è il caso che venne riportato più lungo, quindi arrivare fino ad oggi. Nel 2015 il GIP, su richiesta della procura e con il supporto di mancanza di prove sostanziali, ha archiviato l'inchiesta sulle sparizioni sia di Emanuela che di Mirella, che per di più questa nuova inchiesta era nata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi, che era l'ex compagna del boss della banda della Magliana di Enrico De Pedis, quello che era morto. Mamma mia. E lei aveva dato sei indagati, diciamo sei nomi, per i concorsi in omicidio e sequestro di persona, che sono Monsignor Pietro Vergari, Sergio Virtù, che era l'autista del capo, L'Angelo Cassani, che è detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Accetti. Fu così che Sara venne uccisa perché aveva dato nomi, non nomi sbagliati, ma nomi di persone che non dovevano nominare. No, io voglio vivere. Fu fatta un'intervista anche alla sorella, appunto perché è l'unico familiare rimasto ancora in vita. Una delle prime domande è collegata a un nastro che appena fu trovato a Roma fu subito detto che era riguardante il caso di Emanuela e non fu manco mai chiamata la famiglia di Mirella. Questo nastro era di, anzi, era dentro una cassetta. Non so chi è nata nel 2003 come me, forse anche nel 2004 ancora le ha viste le cassette, le altre non so, ma praticamente cassette, c'erano i film, i cartoni dentro e anche le registrazioni. Io adoravo quella di Biancaneve, ne ho ancora tutte. Quindi mi sento vecchia, però chi sei? Non toccare la statua tu. La cassetta, appunto, c'era la voce di una ragazza che diceva che c'era tanto sangue e che stava per svenire. Non fu mai chiamata per l'appunto la famiglia di Mirella per sentire se quella voce era appunto quella della figlia sbarra sorella. In più, gli chiedo anche se secondo lei hanno state trattate nella stessa maniera i due casi. Buono, cucciolo, ho quasi finito. Lei disse totalmente, cioè no, perché Emanuela era una cittadina vaticana, al contrario di Mirella che, Stella no, aiuto! Al contrario di Mirella che era italiana, ok, al contrario di Mirella che è italiana, e quindi lei si è anche posta la domanda, insieme a tantissime altre ovviamente fatte in tutti questi anni, se fossero state entrambe due cittadine italiane, se sarebbero state nella stessa maniera e se le cose fossero andate in maniera diversa. Appunto, poi gli chiesero se si è fatta delle idee in questi anni, lei dice che ovviamente se ne è fatte tante, anche perché erano passati 33 anni dalla scomparsa, infatti dal 2019, e dice che non aveva neanche più genitori, alla fine era da sola per questo fatto. Stavano dicendo prima che il cane abbaiasse. Che appunto si sta portando questo fardello da sola e disse anche che lei aveva fatto diversi appelli anche in TV, ma non aveva neanche mai provato a contattare il Papa perché appunto lei aveva un amico, diciamo un conoscente, tale Pietro, che faceva parte della cittadina vaticana, quindi era un cittadino vaticano e il Papa non ascoltava neanche lui, quindi ha detto cosa ne posso fare io che sono una semplice cittadina italiana. Nel 2021, quindi quest'anno, c'è stato un congresso all'Università di Roma per celebrare i 35 anni della scomparsa di Mirella. È stato trattato la figura dell'americano, ovviamente alto soprannome, che era riuscito ad avere un canale telefonico privilegiato con la Santa Sede e aveva rivendicato entrambe le sparizioni. Chiamò Alba De Gregori, che è appunto la famiglia di Mirella, e da cui rispose il marito di Maria Antonietta, che appunto è la sorella, e disse di prendere carta, penna e scrivere. Mi sembra io quando devo dare un numero, prendi carta e penna. E scrisse e diede le etichette degli abiti che Mirella indossava quel giorno, quindi giorno della scomparsa, e anche, cioè compresa anche la biancheria. Io che tolgo quasi tutte le etichette.
Adesso no, ma da piccola, tipo stamani non ho più le etichette perché le tagliavo, mi davano fastidio un tempo, ora non più. Sei stata fregata. Mirella, però, cioè la domanda era, Mirella poteva quindi aver avuto un contatto col Vaticano? Poteva censare il Vaticano? E il fatto che è possibile, perché se ci ricordiamo, la madre aveva riconosciuto come uomo che stava molto spesso con Mirella una guardia del corpo del Papa, quindi la guardia vaticana. Quindi c'entrava, poteva benissimo avere un collegamento col Vaticano. E niente, quest'uomo per di più abitava anche vicino alla famiglia Gregori, quindi facilissima come cosa. In più, la signora Rai, chiamiamola, però Rai, Dai, o signorina Rai, non so se è grande, o, non so se è sposato o meno, ha commentato i particolari del documento che hanno visto del 31 ottobre 1983. Ricordate quello di Tommaso Nelli, pubblicato prima su cronaca.it. Ecco, praticamente si parla chiaramente che non furono mai ascoltati veramente. E in più, i servizi segreti riportarono che si è riportano dei particolari ricevuti attraverso una intercettazione ambientale, nella quale si vedeva che la figlia dei gestori del bar sotto. Del bar situato all'epoca sotto la casa di Mirella, nonché sua amica, con una commessa di un negozio vicino, si crede che tecnicamente è la sua amica, anche se non si sa esattamente e sicuramente con chi stava parlando, si sa solo che era un'altra ragazza, e che diceva che praticamente lei era a corrente, dell'identità dell'uomo che convinse, Mirella a seguirlo, e non si sa se anche quest'altra amica sa l'identità. E come c'è scritto appunto sempre su questo documento, che vi ricordo la magistratura non calcolò minimamente per più di un anno e poi lo archiviò e basta, c'è delle parole pronunciate dalla DV, sua amica, vi ricordate? Questa è proprio la scritta che c'è. Venivano udite chiaramente le seguenti frasi. Certo, lui ci conosceva, contrariamente a noi che non lo conoscevamo, quindi poteva fare quello che voleva. Come ha preso Mirella, poteva prendere anche a me, visto che andavamo insieme. Grazie, un momento critico, lui mi fa ridere con i bacini. Dai, basta, basta, cuccia. No, ti voglio bene anche io. Quindi praticamente si capisce che lei lo conosceva, minimo SDV lo conosceva, la persona che l'ha rapito, non si sa se anche l'altra amica. Per questo poi fu accusato di falsa testimonianza e reticenza. E la domanda è perché non ha mai dato anche l'identità del nome o un indizio per trovare l'amica, o domanda che invece mi sono posto io, mi sono posta io, era veramente sua amica, mamma mia. E quindi durante questo concorso convegno sono stati visti anche altri aspetti, tipo qualche anno fa, 5 anni fa, arrivò sia a la sorella di Mirella Gregori, sia a una compagna di musica di Emanuela Orlandi, un plico di fogli, con lettere, ritagli di giornale, capelli, terriccio, un merletto e alcuni negativi fotografici, vecchie foto dell'epoca, vecchie, che praticamente, ad esempio, una foto, che appunto fu mandata a Emanuela Orlando di sicuro, e non so se la stessa foto fu mandata anche a lei, al contrario dei capelli che man li mandavano a tutti, entrambi come il plico, che faceva vedere un teschio. All'inizio fu un grandissimo wow, cioè non si sapeva di chi era, se era vero o meno, poi ho scoperto che no, non è per niente vero, perché era il cranio di Eleonora De Bernardi, che era morto il 23 agosto 1854 in Campania. E si trovava nei sotterranei della chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte in via Giulia. E questa cripta era aperta, accesso libero e il cranio posto a altezza uomo, quindi facilmente fotografabile. E ovviamente questo fu l'atto solo di uno o più esseri schifosi, chiamiamoli pure così, che cercavano solo notorietà. E la lettera in più aveva vari caratteri svolazzanti. Era scritta con caratteri svolazzanti, si vedeva che non era molto neanche informato sui due casi e dice così, vi dico varie parti. Non cantino le due belle more, riferito a Mirella e Eleonora, Eleonora non si chiama, Emanuela, scusate, mi sembra di far poesia, per non apparire come la baronessa,
e come il 21 di gennaio, martiro di Sant'Agnese, con biondi capelli della vigna del Signore. Metafora. No, anzi, come? Una metafora, come lo prendo? Similitudine, prof di italiano mi dia 10. No, quindi similitudini, che può capire solo uno. Una baronessa, io non so esattamente cosa intendesse, perché magari Eleonora, il teschio che fu trovato, magari era una baronessa, ma non lo so io, perché ho cercato, ma praticamente si trovano solo cose collegate al caso e no, nient'altro. E appunto il gennaio martiro di Sant'Agnese, che non so chi. Cioè, so chi è Sant'Agnese, ma non so cosa possa c'entrare con la vigna. E in più, al margine dei due ritagli dell'Osservatore Romano, che anche se era in versione tedesca, c'erano degli articoli sulle guardie svizzere e compaiono diverse scritte in mezzo, come Via Frattina 103, Fiume 4, Musico 26 ottobre 1808 e poi 5 marzo 1913, Trattino 2013. E poi appunto. Questo fu ritrovato e non si capisce molto cosa volesse intendere, probabilmente appunto era solo per notorietà perché era una cosa a caso. Alcuni, ok, gli indirizzi ancora potevano centrare la data, già non so cosa c'entra 1913-2013, oltre che un secolo. Ho quasi finita, ma è davvero l'ultima slide. E alla fine, appunto, l'unica cosa che collega veramente i due casi sono le date molto ravvicinate, ok, il lasso temporale, perché sono a meno di un mese di distanza in cui le due quindicenni scomparvero, entrambi data anche luogo a Roma. E niente, spero che questo caso con il cane birbante vi sia piaciuto, e allora via ovviamente. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e preparati, perché la prossima settimana vedremo meglio il caso collegato Orlando, sì, Orlando, si chiamava Emanuela Orlando, Orlandi, blu. Al prossimo video.